Ci sono i cristiani che si occupano solo del loro rapporto con Gesù, gli egoisti, e quelli mondani da ricevimenti, che allontanano la gente da Cristo. E poi ci sono quelli che hanno coerenza tra quello che credono e quello che vivono, e ascoltano il grido di chi ha bisogno del Signore. Papa Francesco ne ha parlato nell'omelia della Messa del Mattino, celebrata a Casa Santa Marta, commentando il Vangelo del cieco Bartimeo, che grida verso Gesù per essere guarito, facendo un atto di fede. Intorno a lui gente che il Papa paragona ai diversi gruppi di cristiani di oggi. Sono cristiani di nome, cristiani di salotto, cristiani dei ricevimenti, ma la loro vita interiore non è cristiana, è mondana. E uno che si dice cristiano e vive come mondano allontana quelli che gridano aiuto a Gesù. Poi ci sono i rigoristi, quelli che Gesù rimprovera, che caricano tanti pesi sulle spalle della gente. Gesù dedica loro tutto il capitolo 23 di San Matteo. Ipocriti, gli dice. Sfruttate la gente. E invece di rispondere al grido che chiede salvezza, allontanano la gente. C'è il gruppo dei cristiani che hanno coerenza fra quello che credono e quello che vivono. E aiutano a avvicinarsi a Gesù, alla gente che grida chiedendo salvezza, chiedendo la grazia, chiedendo la salute spirituale per la loro anima.